Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Non so se ho unito questa puntata a quella vecchia, però se così non fosse. L'imperatore Fasullo esce dal sud. Sei lontano da casa, mio caro. Risparmia le parole, demone. Ora conosco i tuoi segreti. I tuoi piani finiranno in polvere per mano mia. Hai resistito più di quanto mi aspettassi, ma nulla è cambiato. Aspettavamo il tuo arrivo, hai di fronte la tua morte. Non sai che la tua maledetta macchina è stata distrutta? Le tue speranze di controllare Nosgoth sono in frantumi. Il mondo è mio. Non hai capito niente. Tu sei un degenerato rifasullo di una razza maledetta, condannato a vagare di notte come un parassita, facile da uccidere come gli esseri di cui ti nutri. Anche la mia razza è solo una pietosa parodia del suo antico splendore. Siamo tutte divinità cadute che rivogliono l'antico potere. Ma noi vinceremo. Purificheremo il mondo dalla tua specie e apriremo un'epoca di gloria. Muori, Kane. La pietra di unione. Simbolico, vero? Lo stesso oggetto con cui mi hai battuto viene usato contro di te. Sei finito. Non importa, il cancello rimarrà aperto. Il mio esercito, forte come nessun altro abbia mai calcato questa terra, è pronto ad arrivare. Nosgoth è ancora mia. Se lo dici tu. Allora, iniziamo questa fase finale. Me lo ricordavo molto più corto, a dire la verità, Blood Omen. In realtà sta durando parecchio. Sta veramente durando parecchio. Come gameplay sta durando parecchio. I filmati me li ricordavo, diciamo, corticelli. Anche loro funzionano allo stesso modo, basta che si caricano e poi attaccano. Qui non c'è nulla. Qui abbiamo una bell'arma. Ah, lì c'è telecinesi. Ups, e ora che fate? Madonna. Proprio one shottati. E io come dovrei affrontare una cosa del genere? Ah, vedi, ha sfondato l'ingresso. Per cui adesso possiamo ritornare indietro. Oddio, i ragnetti ci sono. Scusa, come ha fatto a colpirmi se mi stavo parando? Ma che cazzo, ancora vivo? Ma gli avevo dato già quattro colpi. Sono dei super ragni resistenti questi.
Comunque ci sono un sacco di parti di questo gioco che non ricordavo per nulla. Sto facendo? Boh. Mi paro e mi colpisce lo stesso. A volte sto gioco non mi fa. Non lo so, non mi fa capire. Perché mi paro e mi colpisce. Cioè, tanto vale non farmi parare. Ok, ho l'immolazione carica. Per cui entriamo. Recuperiamo la nostra salute. Bene. Oh oh. Cambiamo arma, così ce l'abbiamo full. Non è così semplice. Perché no? Se restiamo qui moriremo, è sicuro. E dove andiamo? Possiamo salire su una di quelle navi. Che visto che portano tanta gente, vengono dove ci sono dei nostri simili. E se ci beccano? Se restiamo, moriamo. Dov'è la differenza? E se le navi vanno in un posto peggiore? Chio, cosa è quello? È lui, deve essere lui, guardalo. È quello che agisce contro di loro. Mio signore, è vero. Sei tu il vampiro che fa guerra a questi demoni. Sono Kane. Conoscete bene questo posto? Sì, mio signore. Devo trovare il congegno che queste creature usano per nascondere la città. Lui te lo può indicare. È qui, mio signore. Quell'edificio. Li ho sentiti parlare. Il congegno che cerchi è là dentro. Grazie. E ora dimmi, cos'è quello? L'unico modo per entrare. Le porte dell'edificio non funzionano più. Come tante altre cose qui. E quello laggiù? Non lo sappiamo. Ma secondo le nostre storie, è dove i demoni sono apparsi per la prima volta. Storie? Da quanto la vostra specie vive qui? Da sempre. Secondo le fiabe più antiche, gli dei ci hanno lasciato qui. Ce ne sono altri come noi, di vario tipo. I demoni li portano qui da altri posti per farli lavorare. E ci sono altre storie. Ma non parlano dell'arrivo dei demoni. Abbiamo dovuto... Basta così. Silenzio. Quell'edificio deve portare al cancello. Ma prima devo pensare allo schermo. Da quanto tempo gli Hilden erano lì? Mentre noi, senza sospettare nulla, combattevamo le nostre inutili guerre di sopra. Cosa? Ma che li ha ammazzati quelli là, poverini? No, 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 no,
mi piace questa cosa. Non mi piace. Non mi piace proprio. Ma io penso che lì non ci possa arrivare con un salto. Anche perché questo se mi attacca mi sciotta. Ecco, devo andare di qua. Perfetto. Non è possibile. Ti prego. Piccolo verme, non hai la minima idea di cosa sia possibile. No! Ma che cazzata! Cioè si è girato così alla fine. Madonna. Queste sono le cose che mi stanno sul culo. Cioè si è girato giusto giusto nel momento in cui lo stavo per colpire. Cioè, vergognoso. Vabbè, diciamo che fortunatamente posso evitare di combattere in questa zona, quindi non mi lamento più di tanto. Qui c'è una bella spadina che in realtà... Esatto, volevo prendere. Qua è bloccato. Fanno aprire. Okay, forse adesso si apre. Forse devo fare una maglia per far entrare l'oro. Vediamo. Ehi, fammi aiutatemi! Fammi entrare. Aiutatemi! Non mi fa entrare. Questa è la soluzione. Il buco qua.
Oh merda. Penso che però possa evitarli. Merda. Sì, ciao. Proprio così, dietro l'angolo. Arrivederci e grazie. Ma quanti cazzo siete? Erano troppi, sì, metto a combatterli tutti. Non finisco più. Rimaniamo qua fino a domani. Aspetta, qua posso entrarci. Esatto, e mi ha fatto un altro buco lì. Qui è dove abbiamo fatto entrare il nostro amico. E qui mi ha creato un bel checkpoint. Questa roccia la dobbiamo spostare. F-
fino alla zona in cui posso saltare, che è questa, esatto. Quindi io ritorno su, mi faccio rialzare l'acqua e poi faccio il salto e mi posso rimettere lì. Vabbè, questo era abbastanza easy. Ecco. Perfetto. Scusa, che senso ha togliermi l'acqua da qui? Capisco. Ah, ecco, vedi? Perché adesso, oddio, no. Che adesso devo vedi, e ora si attivano e mi fanno salire su. Ma ti stavo dicendo, ma porca miseria. Non c'è nulla. Ok. Qua devo mettere sta cassa qua, poi sì, perché devo costruirmi praticamente il percorso per l'acqua, vedi? Perché così poi da qua a là posso saltare. Poi la porta praticamente è qui, quindi questa la posso spingere così.
E allora questa posso fare anche così. Posso mettere qua e basta, perché sennò poi non ci posso andare. Devo fare così. Poi così. Poi così. Vedi, lui non ce la fa a spingere. Quindi devo aprire. Esatto, devo aprire questa porta. Poi togliere l'acqua. Esatto, come pensavo io. Spingere quell'altra cassa. Cioè, mi devo creare praticamente il percorso per raggiungere quella porta tramite i salti. Però ora qua giustamente diventa una sorta di zig zag, però, perché devo metterla qua, poi questa devo metterla anche se non credo ce ne sia bisogno, perché tanto io ho la scorciatoia, posso arrivare anche tramite qui. Però sì, effettivamente mi serve. Devo fare così. Esatto, devo creare un percorso in modo tale da poter saltare da qui a lì e da lì poi a qui e arrivare poi alla porta finale. Quindi magari questo qua facciamolo un pelo più avanti. Ok. Quindi adesso torniamo indietro. Apriamo l'acqua. Sto colpo passiamo di qua. E tra l'altro posso anche, penso, saltare direttamente da qui, effettivamente. Non ci avevo pensato. Quindi posso andare qui. Poi da qui andare direttamente lì. Esatto, quindi non c'era bisogno di fare tutto questo dramma. E da qui arrivare direttamente qui. Yes. Checkpoint. Salvo, perché... perché sì, non voglio ripetere tutta questa esperienza da capo, dato che mi è appena successa e ho buttato un bestemmione così forte che, boh, non lo so cosa è esploso praticamente qua in giro. Bene. Qui adesso c'è un guardiano.
Con gli artigli diciamo che non è un granché affrontare gli Hilden. Preferisco utilizzare direttamente l'immolazione. Molto più easy. No. Ciao. Che bello, quando posso utilizzare la nebbia è fantastico. Oh merda. Cioè è pazzesco, va dietro l'angolo nascosto. Cioè dietro l'angolo nascosto e non mi fa neanche muovere, cioè proprio figo, veramente figo. Che fortuna che almeno adesso mi posso curare. Esserci ah ecco infatti sto dicendo ma
Cioè, veramente con l'immolazione è easy game. Tra l'altro questi qua non fanno attacchi quelli speciali rossi, mi fanno soltanto quelli gialli, quindi sono parabili. Cioè posso veramente stare soltanto fermo così ad aspettare. Che ho sbagliato. Forse posso andare ancora più alto? No. Devo saltare lì quando non c'è magari il vapore, credo. Non ci avevo fatto caso in realtà. Sì, così è decisamente più facile. Scemo io che ci ho perso tempo a combattere. Allora, checkpoint però un attimo, perché no, non posso. Vabbè, dall'altra volta sicuramente non si poteva entrare. Thank you.
vabbè, con questi posso stare veramente tipo così. E ora che ho perso comunque parecchio sangue, ci rifocilliamo. Oddio, non ha il pene. Cioè, ha la gonna, non ha il pene. Belli sti Elden. Si riproducono col pensiero. Fighi. Mi piacciono. Bravi, bravi Elden. Allora, qui abbiamo spento tutto. Power up. Ah, ecco, mi hanno aperto di qua. Perfetto. Vabbè, i ragni possiamo combattere perché tanto si fanno colpire e non hanno grandi difese. Quindi va bene, i ragni si può fare. Ok. Poi era quel buco là piccolissimo. Ce ne sono altri due, vabbè.
ok. Cani cinesi. Comunque sì, qua finalmente ci stiamo avvicinando alla parte finale. Allora, qui ci sono dei raggi. Vabbè, questo era abbastanza easy. Kane, le difese della città Hilden sono state neutralizzate. Janos non sente più alcuna barriera. Opera mia. Ho disattivato la loro magia almeno per un po'. Siamo pronti ad aiutarti. Janos sta lanciando una magia che ci porterà da te in un attimo. Ottimo. Non vedo l'ora di ringraziarti personalmente per aver salvato Uma. Sì, naturalmente. Naturalmente. Cercherò di localizzare il cancello degli Hilden. Dov'è Uma, Kane? Non la sento. Lei non ci raggiungerà. Uma è morta, vero? Sei arrivato tardi? No. Ha avuto il destino che meritava. Mi aveva rubato la pietra di unione. E hai rifiutato di aiutarla. E ho riservato il destino che lascio a ogni traditore. L'ho uccisa. Che hai fatto? Ho fatto ciò che tu, Vorador, avresti fatto a qualunque umano o vampiro ti avesse intralciato. Mostro! Ha scelto lei questo destino. Stava agendo come un fedele luogotenente eseguendo ordini superiori? Non importa. Ciò che è fatto è fatto. Non avremmo mai dovuto fidarci. Vuoi tornare nella tua tomba, vecchio mio? Non sei nella posizione di sfidarmi. Non c'è tempo per questa disputa. Sento che il cancello degli Hilden è vicino. Possiamo andarci. Però... ci penseremo al tempo debito. Grande coraggio, Kane. Il signore dei Salafan morirà. E domani vedremo. Vinco io questo turno, vampiro. Devo badare a Vorador. Vai senza di noi, Kane. Posso teletrasportarti vicino al cancello, ma dovrai chiuderlo da solo. Usa la pietra di unione. Lanciala nel cancello e la magia della pietra lo distruggerà completamente. Allora procedi. Vediamo di farla finita. Ci siamo. Ci siamo. Perché qua non si apre? Perché non si apre, scusa? Cioè, che cazzo devo fare? Ah,
Ok. Intuizione corretta. Aspetta, c'è qualcosa. Stesso discorso di prima, praticamente. Non importa, è troppo tardi. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Siamo quasi alla fine. Ci siamo. Eccoci. Finalmente ero giunto nella tana della mia preda. Davanti a me c'era il cancello degli Hilden, che il generale Hilden, travestito da signore dei Sarafan, voleva usare per far giungere le sue forze e distruggerci. Voltati, vile demone! È giunto il tuo giorno del giudizio! Kane! Pensi di potermi sconfiggere? Tutti i tuoi piani sono stati rivelati, assieme alla tua vera natura. Voltati ed entra nel cancello che hai creato. Torna fra i tuoi simili prima che ti distrugga, oppure rimani e morirai fra i suoi resti. Confesso che non mi aspettavo di trovarti qui. È il cuore del mio territorio. Sei un avversario più capace di quanto avessi mai creduto. Ci penserai meglio dopo aver fatto la tua scelta. Tornare in esilio o morire. Se vedi che il gioco sia finito, pensi che tutto finirà con me? Non ti sei mai chiesto perché, nel corso del tempo, tanti tuoi fedeli servitori si sono inginocchiati davanti a me, accettandomi come loro signore e servendo la mia causa? I codardi e i traditori non meritano ripensamenti, solo la distruzione totale. Non hai mai pensato che fosse la mia causa, e non la tua, è quella giusta, quella più degna. E la tua ambizione di governare questo mondo è solo la smania di un nobile di mezza tacca che ha avuto troppo e non si accontenta. Silenzio, demone. La tua aura di corruzione è fin troppo evidente. Ma ogni traditore che hai portato dalla tua parte è morto.
perfino Uma, la tua ultima spia. Uma? Non ho spie di nome Uma. Tu menti! Allora, ragazzi, non so voi effettivamente cosa avete visto, perché fortuna che ho salvato, è crashato tutto. Quindi, ok, fortunatamente sono riuscito a salvare al boss finale. Quindi... e vabbè. Che cazzo? Ok. Credi ancora di poter vincere? Mentre hai la pietra di unione, la mia spada non può ucciderti. Ma finché la usi per proteggere la tua vita, non puoi usarla per distruggere il cancello. È uno stallo, Kane. E il mio è un gioco di attesa. Finché non perdo, col tempo ho la certezza di vincere. Ma non ho ancora fatto la mia scelta. No, no, no! Prendi omaggio alla mia potenza. Seconda fase molto molto semplice. Dobbiamo solo fargli caricare l'attacco, immolazione, e poi dargli fuoco. Così come abbiamo fatto praticamente con gli altri Hilden. Poi spostiamoci. Bene. Dovremmo fare praticamente, credo, l'ultimo colpo. Esatto. E ora, ultima fase. Tuo prigioniero di cui usasti il sangue per i tuoi malefici piani. È la cosa più giusta. Prenderci in un solo colpo la nostra vendetta e la tua libertà. Perfino eoni di tortura e sofferenza sono troppo pochi per te, vampiro. Ma non per te, Hilden. E hai osato posare il tuo piede corrotto su questo mondo dopo essere stato esiliato. Torna nell'infernale dimensione da cui vieni. E con che diritto, infame, hai mandato i miei simili in quel luogo dannato? Con che diritto tu hai portato qui la maledizione che ci fa temere la luce e ci rende predatori del genere umano? Era un atto di giustizia per averci esiliato da qui. Hai visto cosa è successo alla nostra bella razza? Sì, finalmente hai ripreso la tua vera forma. Allora facci, vediamo cosa succederà a te. Kane, la spada!
Ti condanno all'inferno che tu stesso hai creato. Prigioniero per sempre. No! Kane! E ora tocca a te. Ultima fase, Kane con la mietitrice. Immolazione non funziona. Se non ricordo male, forse devo fare furia. Aia. Esatto. Devo fare furia addirittura. Ok, dai che ci siamo. Dai che ci siamo, che stiamo finendo. Toh. Crepa. Hai vinto la battaglia, ma la guerra fra la tua specie e la mia non finirà mai. Il nostro esilio nella dimensione dei demoni ci garantisce l'immortalità. Un giorno torneremo. Semmai i tuoi pari fuggiranno ancora dall'esilio, io sarò qui ad attenderli. Non vivrai tanto a lungo. Ho vissuto abbastanza a lungo per ucciderti. Quel momento fatale, dopo avermi preso la pietra di unione, mi aveva fatto una domanda. Che differenza ci sarebbe stata fra il mio dominio e quello dei Sarafan? Uma, se tu fossi vissuta, l'avresti vista. Dovevi fidarti di me. La guerra era finita. Avevo vinto. Ma ne restava un'altra da combattere. Bisognava domare i crudeli padroni di Nosgoth, i Sarafan, rimasti senza guida. C'erano città da ricostruire, un ordine da ripristinare. E dopo sarebbe iniziato un nuovo regno, il mio. Come vincitore avrei preso il bottino di guerra. E finalmente, Nosgoth. Eh sì, abbiamo finito Blood Omen 2, Legacy of Kain Series. Adesso abbiamo, tra l'altro, la possibilità di poter utilizzare Kain con la mietitrice già dall'inizio del gioco. E se così non fosse, perché non ricordo se effettivamente si sbloccava così, esiste la possibilità di utilizzare un codice che appunto ci permetterebbe di avere Kane con la mietitrice già da subito e l'abito, questo che abbiamo visto finale, quindi l'abito praticamente con gli spuntoni. Beh, per il resto non c'è nient'altro da dire. Spero che questa serie vi sia stata di vostro gradimento, spero che anche voi abbiate vissuto come me un pochino la nostalgia di questo titolo.
E per il resto niente, vi lascio i titoli di coda e possibilmente ci rivedremo con la parte finale. Sicuramente aggiungerò a questa parte appunto finale, che sarà un extra, dove vi farò vedere appunto Kane con la mietitrice e tutto praticamente sbloccato all'inizio del gioco. Una piccola chicca giusto per magari farsi un New Game Plus, avendo tutte le abilità, avendo tutto, e magari diciamo giochicchiando proprio per divertirsi. Vi lascio i titoli di coda e ci vediamo dopo. Eccoci qua. Allora, parte iniziale dove addirittura abbiamo un extra, che sarebbe per l'appunto il trailer in esclusiva di Soul River 2, che praticamente è uscito negli stessi anni, dove appunto questo sarà un altro titolo che sicuramente giocherò e che porterò sul canale. Soul River 2 e Blood Omen 2 sono praticamente i miei due titoli preferiti delle due saghe. Diciamo che Defiance non mi è piaciuto tantissimo, però diciamo che questi due mi sono piaciuti veramente veramente tanto. Ve lo includerò praticamente alla fine di questo spettacolo. Raziel. Show yourself, King. Here, Raziel. One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Welcome, time span soul. I should kill you where you stand. Kane's very existence is a cancer upon this world. As long as he lives, all of Nosgoth is in peril. I intend to discover the truth behind all of this. We both want Kane dead. I can help you do it. Seek Kane out and destroy him. The one who betrayed and destroyed you? Kane indeed deserves to die. The Reaver is the key. What's happening? This is madness! What have you done to me? Come on.
Esatto, questo era il trailer di Soul Reaver 2. Facendo parte della stessa serie, ovvero Legacy of Kain series, dove Blue Domain parla di Kain, della storia di Kain, mentre Soul Reaver parla della storia di Raziel, che era per l'appunto quello, diciamo, quell'essere che avete visto in questo trailer. Allora, detto questo, io direi che per questa serie adesso possa essere davvero tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi aspetterò con la prossima, che non so effettivamente quale sarà ancora, dovrò decidere, ma ho qualche idea, a dire la verità, ma voglio decidere meglio. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.